Grazie ad applicazioni come DroneLink o per menzionarne altre, Drone Harmony, è possibile volare con un Mavic Mini per Waypoint. Quello che state vedendo è DroneLink, con il quale ho progettato una missione di volo e grazie alla possibilità di utilizzare come reference sia il takeoff location che il ground level, è possibile andare a seguire anche quello che è l'andamento del terreno. In questo momento la missione che ho impostato ha una quota di 35 metri. Avendo noi un Mavic Mini a disposizione, ovviamente è inutile utilizzare quote elevate, in quanto il sensore a bordo del drone è un sensore sì 12 megapixel, ma non ovviamente, come potete immaginare, full frame, trattandosi di una camera molto piccola e molto leggera, ma ovviamente rapportato a quella che è la grandezza. E in questo caso, a 40 metri di quota, quello che riesco ad ottenere è un GSD di 1,5 cm a terra. Dopo aver impostato la sovrapposizione sia frontale che laterale, andiamo a cliccare Done e andiamo a verificare quelli che sono i tempi di missione. In questo caso volerà quasi 6 minuti, percorrerà 1,2 km, scatterà una novantina di foto. In realtà, nella missione che ho già svolto, ne ha scattate 103-104 circa, poi vedremo. Non mi dilungo su quella che è l'applicazione di volo, perché qui, oltre a vedere poi quella che è l'anteprima, che sta generando adesso, ecco qui possiamo vedere l'anteprima di volo, è possibile vedere un attimino quello che è l'andamento, quello che il drone andrà a fare, cioè seguire quello che è l'andamento del terreno, questo per mantenere costante il GSD. Fatto ciò, semplicemente la missione viene salvata. Una volta sul campo, basterà accendere il drone. Avendo a disposizione un smartphone Android o un iOS, sarà possibile far alzare il volo il drone e far seguire appunto al nostro Mavic Mini quello che è l'andamento del terreno. Fatto questo, prima di far questo, ovviamente sul posto abbiamo piazzato una serie di target, ovviamente che abbiamo rilevato col GPS. Si sarebbero potuti rilevare anche con la stazione totale, ma abbiamo preferito in questo caso il GPS e li abbiamo semplicemente rilevati. Ecco, quindi abbiamo messo a terra dei target che abbiamo rilevato. Questa è una foto d'insieme. Abbiamo preso in esame questa stradina che è in salita con questo lotto di terreno e ci sono a terra quattro target più un punto di controllo che non utilizzeremo come punto per georeferire. La cosa interessante che vogliamo portare oggi alla vostra attenzione è il fatto che sia possibile fare fotogrammetria, tra virgolette, low cost, utilizzando dei prodotti come Topografo e WebODM, quindi Open Drone Map. Se non l'avete mai sentito, è possibile andarlo a vedere a questo indirizzo internet. È possibile scaricare il software e ovviamente acquistarlo a dei prezzi che sono davvero molto molto interessanti. Sembra 57 dollari più o meno. Qual è la cosa interessante? Che all'interno di Topografo abbiamo sviluppato delle feature che consentono di automaticamente impostare il GCP e dare in pasto a WebODM sia le foto che i GCP che abbiamo preso. In questo modo semplifichiamo tutto il lavoro e questo software ci darà effettivamente alla fine del processo una numera di punti piuttosto che ortofoto e tutto il resto. Questo per andare ad evitare di utilizzare prodotti molto più costosi e blasonati, che ovviamente spesso limitano l'utente che non può permettersi di acquistare licenze come Metashape piuttosto che Pix4D o altri. Detto questo, vediamo con che cosa siamo tornati in ufficio. Siamo tornati in ufficio con, eccoci qua, con delle fotografie. Queste sono le foto che abbiamo ottenuto dalla missione di volo del nostro drone. Sono in sequenza, ovviamente, rispettano la missione che abbiamo fatto. A terra si vedono i target che abbiamo piazzato. E siamo tornati a casa con un rilievo del nostro GPS. Va bene qualsiasi GPS, va bene qualsiasi stazione totale, non cambia nulla. Noi eravamo con un GPS Lemmy RS2 solo rover, quindi correzioni in tempo reale fornite da internet grazie all'abbonamento Hexagon Italpos.
e abbiamo ottenuto appunto questo nostro rilievo. Quindi abbiamo le fotografie, abbiamo il nostro rilievo. Vediamo adesso cosa è possibile fare con uno strumento come topografo. Da qualche tempo in topografo abbiamo aggiunto una nuvola la gestione della nuvola di punti che stiamo raffinando man mano e soprattutto adesso questo menu nuvole di punti si arricchisce della possibilità di andare a gestire i GCP. Quindi abbiamo la possibilità di gestire quelli che sono i punti di controllo a terra relativamente alle fotografie e poi di farli elaborare. Perché topografo ovviamente non ha un motore di fotogrammetria all'interno, ma si appoggia, è possibile appoggiarsi a WebODM. Fatto salvo il fatto che in topografo è sempre possibile importare nuvole di punti che vengono da qualsiasi altro software, da Pix, da Metashape o qualche altro. Dunque, la prima cosa che qui andiamo a fare è andiamo ad aprire il rilievo che abbiamo eseguito con il nostro GPS. Quindi questi sono i target che abbiamo utilizzato. Fatto questo, è importante dire che prima di andare a utilizzare questi GCP, è bene che nell'elaborazione si selezioni sistema UTM sull'ellissoide di riferimento. Questo è quello che in questo momento WebODM digerisce meglio per evitare poi problematiche quando andiamo a inserire i GCP. E qui lasciamo il sistema ETRF 2000 come riferimento. Quindi andiamo in generale in elaborazione, gli diciamo elabora il libretto corrente, confermiamo l'operazione e vengono rielaborati quelli che sono i punti con il nostro rapportino. Bene, detto ciò, si passa direttamente al menu nuvole di punti. Cosa facciamo qui? Qui diciamo gestione GCP, definisci un nuovo gruppo. Lì selezioniamo i marker che ci interessano, tasto destro conferma. E si apre questo nuovo menu di gestione Ground Control Point. Ecco che qui viene messo l'elenco dei Ground Control Point che abbiamo preso e non ci resta che andare a caricare le immagini. Immagini che abbiamo piazzato all'interno di documenti, dataset, image. Ecco qua, diamo l'ok e vengono caricate tutte le fotografie che abbiamo scattato. Bene, ecco qua 102 immagini, infatti mi ricordavo che era un numero leggermente superiore perché abbiamo volato a 35 metri di quota, non a 40, e queste sono le nostre fotografie. Ora cosa resta da fare? Resta ovviamente, come si fa un po' tutti quanti i software di fotogrammetria, così come Metashape, andare a dire, per esempio, il punto 100 a che cosa, dove è posizionato sulle foto e su quali foto è posizionato. Ora basta selezionare il 100. E adesso so che questo è il 100, aumento lo zoom fino a cercare di raggiungere il centro appunto del mio target. Ci sono delle funzioni di ricerca che mi possono aiutare nella selezione delle fotografie che adesso contengono il marker 100. È possibile fare dei filtri qui in basso, filtri con distanza, eccetera. E adesso continuo a piazzare i miei marker e faccio poi lo stesso lavoro per tutti quanti gli altri. Qui non lo metto, evidentemente è solo esposta la foto, diciamo poco visibile. Ecco, per esempio, qui vedo anche il 101 e continuo ad inserirli. Ecco il 101. Farò la stessa operazione per il 102 e il 103. Lascerò libero il 104, lo lascio libero, quindi non lo vincolo alla georeferenziazione perché ovviamente mi servirà poi come punto di controllo, cioè essendo svincolato dalla georeferenziazione io lo utilizzerò solo per andare a verificare la bontà della mia elaborazione. Adesso continuo con l'inserimento dei target mettendoli anche per il 102 e il 103. Ecco, ho finito quello che è l'inserimento, non ho voluto annoiarvi durante questa fase. E come è possibile vedere adesso, man mano che clicco sui target, è possibile vedere quante foto poi ho incontrato, su quante foto ho confermato. Volevo solo farvi vedere che il 104 non l'ho messo da nessuna parte, quindi l'ho lasciato libero di essere poi utilizzato come punto di controllo. Adesso cosa bisogna fare? Semplicemente dare un nome a questo gruppo, io lo chiamo GCP, gli do e cliccare sul tasto conferma. Cliccando sul tasto conferma viene generato un file di testo
che viene inserito nella cartella delle immagini, che non è nient'altro che la lista dei GCP con le coordinate che poi daremo al software di fotogrammetria da elaborare in automatico. Clicchiamo quindi su conferma. Diamogli un nome ovviamente diverso. Ecco, adesso se si va nella cartella dove c'erano le fotografie, dove ci sono le fotografie, è possibile vedere che qui c'è il GCP list, quindi le informazioni relative alle foto e alle coordinate che hanno i marker. A questo punto è possibile avviare WebODM. In WebODM l'interfaccia è molto scarna, non ha un'interfaccia come quella che ci si aspetta da un Metashape, un Pix o altro. È più che altro un'interfaccia di tipo web dove si possono andare a impostare i lavori che bisogna fare e poi lasciare a lui quello che è il compito di gestirli. Ovviamente non staremo qui ad aspettare che lui finisca. Io ho già lavorato questo dataset mini, l'attività è durata 25 minuti e mi ha creato ortofoto, nuvola di punti, modello con texture, mi ha fatto un rapporto di qualità, eccetera. Ma vediamo quali sono i passaggi. Semplicemente io dovrò dire aggiungi progetto. Stavolta diremo dataset mini 2. Eventualmente la descrizione. Creiamo un progetto e andiamo a selezionare immagini GCP. Quindi vado nella cartella dove ho le immagini e dove ho la lista dei GCP che ho inserito. Ctrl A, quindi seleziono tutto quello che trovo qui dentro, lo vado a selezionare, ecco qui, compresi i GCP, e gli dico apri. A questo punto, nelle opzioni, ho la possibilità di andare a definire una serie di informazioni. Ci sono dei preset già definiti, ortofoto veloce, DSM più DTM, piuttosto che modelli tridimensionali. Io darò appunto un modello tridimensionale, gli dico di non ridimensionare le immagini, quindi di lavorare su tutta la fotografia, e all'interno di queste informazioni, cioè anche questi preset, possono essere modificati. Poi faremo un video specifico ad hoc per andare a capire quali sono un po' tutti i parametri. Io in questo caso lascio tutto così, do un salva e qui vado a verificare quello che mi andrà a creare. Fatto questo lavoro, semplicemente non devo fare altro che avviare l'elaborazione. Quindi adesso lui sta caricando tutte le informazioni, comprese i CCP, e comincerà a lavorarmi questo file, in questo caso, ok? Quindi, una volta che avrò atteso il tempo necessario, avrò a disposizione le informazioni che adesso vi faccio vedere perché l'ho già lavorato, era giusto per velocizzare questa fase. Ecco, anzitutto, una volta che lui ha finito, posso entrare nell'interfaccia e vedere il mio modello tridimensionale. Questo è il modello tridimensionale che lui ha creato. Vi assicuro che l'ho gestito anche con Metashape e devo dire che sono estremamente soddisfatto dal risultato ottenuto da WebODM, soprattutto visto anche poi il costo che ha. Posso visualizzare il modello con le texture, adesso lo sta caricando. Questo è il mio modellino con le texture. Ovviamente capite bene che ho fatto un solo volo, non ho neanche incrociato la missione, quindi è chiaro che sarà carente in alcune parti il mio modello, ma lo scopo del lavoro era quello di dimostrare esattamente cosa si potesse fare con un prodotto che costa da pochi euro e che funziona davvero molto bene. Posso andare poi a verificare, come dire, se lascio solo nuvola di punti, posso andare a incrementare o diminuire quella che è la grandezza del punto, eccetera, eccetera. Quindi una serie di cose davvero molto interessanti. Posso andare a verificare quello che ho fatto sovrapponendolo a una mappa bidimensionale. Quindi capite che è davvero tanto, tanto, tanto interessante quello che si riesce a fare oggi con pochissimi euro. E la cosa ancora più interessante è il fatto che adesso all'interno del software di topografia si possano fare una serie di discorsi che ovviamente poi un software solo di fotogrammetria non consente di gestire. In tutti i casi, torniamo nel pannello di controllo, cosa posso fare adesso? Posso andare a scaricare, ovviamente qui il browser è in locale, quindi scaricare significa comunque avere una velocità che non è quella che ci si aspetta se il browser fosse appoggiato su qualche server. Qui posso andarmi a scaricare per esempio l'ortofoto, me la scarico,
Me la salvo, andiamola a vedere. Questa è l'ortofoto che mi ha creato. Eccola qui. Misurabile, posso farci quello che desidero. Eccola qua. Piuttosto che quello che è la nuvola di punti, piuttosto che il modello con texture o altro. A noi interessa la nuvola di punti perché adesso andremo a fare come dire, andremo a vedere cosa è possibile fare all'interno di Topografo. Io l'ho già scaricata, inutile che la sovrascrivo, vado direttamente in Topografo per farvi vedere cosa è possibile adesso andare a fare. Topografo non si occupa solo di nuvole di punti, ma di topografia in generale a 360 gradi, dalla topografia catastale ai modelli tridimensionali, appunto alle nuvole di punti, perdonate il gioco di parole, e ha un CAD topografico integrato. Quindi adesso io qui cosa vado a fare? Semplicemente vado a lavorare per layer, mi aggiungo un nuovo layer che chiamerò Cloud, così appoggeremo su questo la nuvola di punti. E vado appunto a importarmi questa nuvola. Seleziono il formato LAS, che è un LAS compresso, apro, mi chiede dove voglio posizionare la nuvola, io dico cloud, gli do un nome e confermo. Adesso lui sta importando la nuvola di punti e per poi velocizzare tutte quante le operazioni legate alle nuvole di punti, quindi spostarle, gestirle, eccetera, ci chiederà di salvare il tutto, di salvare questa nuvola in formato topografo. Adesso vedremo questa operazione, diamo solo al software il tempo di leggere questa nuvola e di andarla ad importare. Ecco, ci siamo, la salviamo in formato topografo, sovrascriviamo quella che io l'ho già creata, ma io gli ho dato un nome, l'ho chiamata Cloud T, facciamo il T1, va così, ci lavoriamo questa. Ed ecco qui. Adesso, come è possibile vedere, ho la nuvola di punti con esattamente quelli che sono i miei GCP sotto. Il punto 104 che vi dicevo che avevo lasciato libero era giusto per vedere dove andava a cadere, se ricordate quelle che erano le fotografie. Il 104, eccolo qui, ho misurato un punto della grata. Quindi, nuvola di punti corretta, georeferita, importata. Adesso qui si aprono una serie di discorsi che è possibile fare a livello topografico, perché ovviamente, come ben si sa, le nuvole di punti sono una fonte di ricchezza molto grande, ma sono poco atte ad essere poi date alla committenza. Se per esempio qui ho bisogno del terreno, è chiaro che se qui andassi a triangolare adesso, tirerei fuori un numero di punti pazzesco e una sezione delle curve di livello sarebbero davvero inguardabili. Alcune funzioni specifiche di topografo vi consentiranno di fare tante cose interessanti. Per esempio, io qui vado a creare un nuovo layer, gli diamo anche un colore, diciamo viola. Anzitutto vado ad attivare quello che è lo snap su punto nuvola e gli dico punto di quota XYZ minima all'interno della selezione, perfetto, così siamo sicuri poi di prendere il punto più in basso. Adesso siamo pronti per andare a disegnare quello che è l'ingombro, diciamo il terreno che voglio lavorare. Faccio una cosa molto veloce, poi giusto per capire il concetto. Se qualcuno poi volesse approfondire, ci sono i nostri riferimenti, potete contattarsi anche per delle demo personalizzate. Qui fine, chiudo il mio poligono, però ho cliccato in maniera errata. Disegno quindi quello che è l'ingombro del terreno. Chiudo. Questo qui è il mio box dove all'interno voglio costruire il DTM. Una cosa interessante è che abbiamo inserito una funzione, c'è cioè una funzione .cad, che mi consentirà di andare proprio come se avessi una pallina del GPS a scegliere i punti che dovranno far parte del terreno. Ora è chiaro che grazie a questa funzione di XYZ minima all'interno della selezione posso andare a prendere il punto più in basso che c'è. Ovviamente lo distinguo da quella che è la vegetazione più verde e qui posso andare a
cominciare proprio a cliccare sul terreno per inserire dei punti. Cosa sto facendo? Non sto facendo altro che andare a sfoltire quella che è la mia nuvola, quindi eviterò di andare a, come dire, utilizzare tutti i punti della nuvola che creerebbero una triangolazione molto complessa, ma vado a sfruttare solo alcuni punti che sto dando io per avere un DTM più pulito, delle curve di livello più pulite, eccetera. Ad esempio qui questa pianta potrei eliminarla piuttosto che fare altri discorsi, ma semplifico andando a creare dei punti con quota minima. Ecco, io grazie a quel comando che avete visto sono sicuro di andare a beccare il punto che ha quota minima all'interno di questa selezione. Adesso sto facendo molto velocemente per farvi capire il concetto, ma credo sia già ben chiara quella che è la potenzialità di avere uno strumento del genere quando si lavorano nuvole di punti anche abbastanza complesse che hanno qualche milione di punti al loro interno. Bene, adesso andiamo a creare quello che è il DTM, quindi andiamo in modalità 3D, elabora DTM, mi vado a selezionare il contorno della mia polilinea, come layer gli do DTM, seleziona e do il conferma. Ecco, il mio terreno è stato triangolato, ha seguito i punti che abbiamo gestito, e qui adesso è chiaro che impostare piuttosto delle curve di livello, non mi sto lì a raffinare giusto per farvi vedere. Ecco, ovviamente a dislivello delle curve facciamo 0,5, conferma. Ecco, curve di livello create, molto armoniose ovviamente. Posso andare ad eseguire per esempio delle sezioni. Se facciamo una sezione semplice, gli diamo un nome, facciamo sezione A, la facciamo sul modello a triangoli da questo punto a questo punto. La sezione è stata creata, la trovo all'interno di progetto sezioni, eccola qui. Volendo potrei andare a dire sezione su nuvola, calcolami la sezione. La nuvola di riferimento è questa qui. Non sto facendo altro che arricchire la mia sezione della nuvola di punti che c'è dietro, potendone gestire anche quella che è la profondità di sezione. Quindi questo per creare elaborati che siano molto, molto anche di impatto per la clientela finale. E la posso per esempio importare sul CAD, quindi gli do l'origine della sezione, questo qui, e vado a inserire quella che è la mia sezione. Eccola qui. Posso anche tirare dentro l'ortofoto che verrà creata dietro. Ecco, questo è un po', diciamo, il lavoro che è possibile fare con topografo e web ODM. Per la fotogrammetria. Diamo un nome a questa ortofoto, eccola qui. Vedo bianco, ma ovviamente se qui andassi a cambiare l'impostazione del programma dicendo che lo sfondo è bianco, che poi è il foglio sul quale si andrà a stampare, ecco che qui c'è la mia sezione. Questo è un po' quello che possiamo fare con topografo e WebODM. Sicuramente a un prezzo che è totalmente diverso da quello che oggi propongono i concorrenti più blasonati sul mercato, raggiungendo gli stessi risultati, a volte anche meglio, perché abbiamo la possibilità davvero di fare tantissime cose rispetto a un solo software di fotogrammetria. Basti pensare a quelli che sono calcoli di volumi, spianamenti, eccetera, eccetera, sezioni, profili e tutto quanto il resto. Siamo partiti quindi da un Mavic Mini, il drone più piccolo sul mercato. Siamo riusciti a farlo volare per Waypoint grazie a DroneLink e grazie al topografo, l'integrazione di WebODM, a creare quelle che sono nuvole di punti e a lavorarle in una maniera davvero eccellente.